La creatività e la musica di Fausto Misolillo oggi ci permette di parlare di musica. In collegamento via Skype, Fausto Misolillo, benvenuto Fausto. Ciao, ciao a tutti. Allora Fausto, parliamo di questo concerto che state preparando tu e Mimmo Epifani per l'Auditorium da Ponte. Che tipo di repertorio di concerto potremo assistere? Ma ho prodotto uno spettacolo per Mimmo Epifani, che è un mandolinista eccezionale, che si chiama Un Pugliese a Roma, e ha avuto il debutto all'Auditorium di Roma a dicembre, che stiamo portando in giro in Italia, ed è uno spettacolo principalmente sulle musiche e le canzoni di Matteo Salvatore. Era un cantautore pugliese scomparso un po' di tempo fa. Sono molti anche i cantautori legati a un certo tipo di musica che lo rappresentano, mi viene in mente Teresa Desio, ma anche tanti altri cantautori di musica popolare, quindi anche tu con la sensibilità che ti ritrovi da musicista, hai tenuto, insomma, è importante poterlo rappresentare al pubblico così attento come quello del Bianca da Ponte. Sì, no, mi faceva piacere poi farlo all'Auditorium lì ad Aversa, anche perché oltre ad avere un filo, un rapporto sentimentale con l'associazione, c'è anche un rapporto, diciamo, di produzione artistica, per cui da 4 anni, 5 anni sono direttore artistico del premio Bianca da Ponte, per cui ogni tanto quando ho qualche produzione in giro mi piace farla passare da lì, anche perché è un pubblico che sta aumentando sempre di più ed è anche molto attento a certi tipi di proposte. Oggi in Italia è molto difficile suonare le cose che vuoi suonare, certo. Per cui questi spazi te li devi un po' coccolare e devi far crescere il pubblico un po' alla volta. Fra l'altro in quest'ultima edizione la madrina è stata Mariella Nava, noi stiamo vedendo fra l'altro qualche immagine di questa esibizione, voi avete aperto appunto questa nuova edizione del premio Bianca da Ponte proprio con una canzone di Bianca interpretata da Mariella Nava, Con te alla chitarra. Sì, vabbè, ormai è diventata una tradizione il fatto che la madrina poi apre la serata finale con la mia chitarra, vi proponiamo un pezzo di Bianca che le madrine scelgono personalmente, per cui ormai è diventato un appuntamento così, è bella questa cosa, è un bel momento proprio del concerto, dello spettacolo. 5 anni di edizioni, chiaramente un'esperienza enorme quella di aver ascoltato tanto materiale, tante cantautrici. Che idea ti sei fatto di questa nuova produzione artistica sulla canzone d'autore al femminile che giunge fino da voi? Questa poi, sai, del premio al femminile è stata proprio una mia idea. Insomma, ho sempre pensato che le donne scrivono meglio degli uomini. Perlomeno c'è un grande rapporto di sincerità con la penna. Non è una regola, comunque è una cosa che io penso in modo particolare. Ma il premio mi fa una grande allegria da un lato e una grande tristezza da un altro, perché comunque non ci sono sbocchi lavorativi per la musica in Italia. Quindi comunque quel momento di aggregazione diventa anche un momento che dovrebbe essere sicuramente un momento di partenza, ma che stenta ad avere uno start perché c'è un'insoddisfazione artistica in questo momento, c'è proprio un'intolleranza a chi fa questo lavoro, un po' bastonato da tutti i punti di vista. Basta pensare che in Italia non esiste una legge sulla musica per capire come siamo messi. Fra l'altro, infatti questo insomma, è un argomento che ogni volta che ci si ritrova a ridosso delle elezioni più o meno viene timidamente fuori questo argomento legato alla legge sulla musica, ma che poi miseramente cade ogni qualvolta invece poi passa questo periodo. Ma io comunque non sono uno che attribuisce solo responsabilità politiche. Io comunque sono molto duro anche con le persone, proprio con la gente, che non riesce ancora a capire che il musicista è un lavoro a tutti gli effetti, non è il dopolavoro ferroviario. Certo, c'è un'esperienza, un percorso di formazione che la gente non riesce ancora a individuare. No, perché ancora si sentono frasi tipo, che fai stasera? No, devo andare a suonare. Sì, vabbè, ma poi domani mattina come fai ad andare a lavorare? Perché la musica è un passatempo, la musica non è un passatempo. Infatti, ce la portiamo dietro dalla favola di Jean de La Fontaine, quella della cicala e della formica, la formica laboriosa, esatto. E la cicala che perde tempo, insomma. Esatto. La musica è un'arte con la maiuscola e come tale dovrebbe essere rispettata.
forse Ma se non anche. c'è già prima il rispetto dagli uomini, non ci potrà essere un rispetto, una vera conoscenza politica rispetto a questo lavoro. Certo, probabilmente anche i musicisti dovrebbero essere in grado di farsi sentire meglio da questo punto di vista. Devono smettere di pensare che la musica è un dopolavoro ferroviario e quindi si va a fare piano bar la sera, con tanto rispetto, ma la musica deve essere un'arte importante. Ci deve essere pure quello, ma bisogna lasciare spazio poi alle nuove proposte. Non bisogna accaparrarsi dei posti e dei poteri che non competono. Ecco, bisognerebbe avere più lealtà, proprio la lealtà, di dire io sì, oppure canto, suono, però non devo fare questo lavoro. È un Certo, problema di lealtà. certo. D'accordo, grazie Fausto di essere stato nostro ospite e verremo sicuramente al Da Punta ad ascoltare il tuo concerto con Mimmo Grazie, Epifani. Grazie, ciao Fausto. spettro. Allora, grazie alla musica e alla creatività, all'intervento di Fausto Mesolella, oggi abbiamo parlato di musica.